Allora, buongiorno a tutti, ci troviamo con il presidente della Libera Caccia, il signor Zigliotti Sergio, provinciale della Libera Caccia di Parma. Insieme a me ci sono due miei collaboratori, che è un presidente del circolo di Varsi e Bardi e il presidente del circolo di Solignano. Facciamo dire i nomi. Cagna Renzo. Lei? Gallo Rotildo. Bene, ci avete chiamato per quale problema? Niente, il problema secondo me in questo momento sono troppo ungulati e special modo sono i cinghiali, che purtroppo la regione in questo momento siamo nella lista nera della regione, Parma, Bologna e Forlì. Noi purtroppo, a mio avviso, è che una parte della provincia di Parma siamo in eccedenza di cinghiali, che sono nella TC8, la TC6 e la TC7, per un motivo, a mio avviso, è perché in queste zone ci sono 5 aree protette, parlo dei boschi di Carrega, Parco del Taro, l'Ose del Prinzera, la Ose del Ghirardi e il Parco dello Stirone di Fidenza. E che sono un grosso serbatoio di ungulati e siamo preoccupati perché non tanto per i cacciatori, che per i cacciatori sono soddisfatti, ma anche per il mondo agricolo, perché in questo momento ne va del loro reddito agricolo. Devo dire che purtroppo io sono anche un socio, cioè un iscritto, un cacciatore della TC8 e sono anche designato per andare a vedere i danni e devo dire che il mondo agricolo in questo momento ha pienamente ragione, perché già nella 8 sono oltre 100 domande di risarcimento danni e in questo momento stanno facendo dei piani di selezione, però insomma è limitato il piano di selezione anche a livello regionale, però la Libera Caccia ha proposto di oltre i 90 giorni della caccia al cinghiale, da quando è aperto, dai primi di ottobre al 30 di dicembre, di portarla a 120 giorni a dicembre, per evitare che poi lungo l'annata, quando la chiusura, succeda queste cose, perché nei piani di controlli, nei piani di selezione è limitato la risoluzione del problema. Quindi chiediamo insomma che venga anche rivisto un momentino anche la legge 152 del 92, che è una legge obsoleta, che è vecchia, che venga rivisto un momentino per trovare altri sistemi di risolvere il problema. Quindi chiediamo insomma che anche i politici facciano la loro parte. Avete portato in regione questo problema? Il problema, la regione, la regione continua a sollecitare che vengano fatti i piani di selezione, che vengano abbattuti, e devo dire che una volta si facevano anche i piani di controllo, che adesso non è più, la legge non li permette, oppure li permette gestiti dalla provincia, dalle guardie della provincia, possono essere anche chiamati anche i proprietari terrieri che hanno una licenza di caccia, a parte il fatto che i proprietari terrieri con licenza di caccia sono molto limitati. Però devo dire che è lodevole anche quello che stanno facendo le guardie della provincia, anche se a Parma oramai sono in un numero molto esiguo, perché parlo di 10-12 guardie della provincia. Quindi, però il problema non è solo qui, perché già anche a Po sono gli ungulati, i cinghiali sono a Po, quindi sono andati fuori controllo. Quindi a questo punto bisogna... Anche perché poi c'è il problema dei danni, il pericolo per la strada, per le macchine, per le persone, e quindi è un problema che noi ci siamo preoccupati come associazione e condividiamo anche il problema del mondo agricolo. Quindi. Certo, adesso volevo fare una domanda al signor Cagna per sapere che problemi ci sono in Valceno. Ma in Valceno ci sono molti dei danni causati dai cinghiali, qualche incidente, specialmente tra Varsi e Bardi, Varano, Vianino, ci sono stati anche degli incidenti nel rettilineo lì di Saravalle, Caprioli e Cinghiali.
Quindi questa situazione sta diventando pericolosa. Ok, sta diventando pericolosa. Anche poco tempo fa mia moglie ha sbattuto contro un capriolo, non ha fatto un grande danno perché l'ha visto, ha frenato, però è partito un fanale, 150 euro, nessuno me li ha rimborsati. Ho capito. Adesso sentiamo anche il signore di Solignano, che situazione c'è da voi? Ma da noi il problema maggiore è quello che ci ritroviamo in cinghiale vicinissimo alle case, a 100 metri, 150 metri, non so per quale motivo, cioè il motivo c'è sicuro, perché vicino alle case saranno più tranquilli e meno disturbati da altre cose e sono abbastanza numerosi, questo è uno dei problemi. Infatti la sera, basta uscire di sera, sei capace di vederne 4 o 5 dei gruppetti, sì, vicinissimo alle case, vicino agli orti. Quindi la situazione è sicuramente molto preoccupante sia per gli agricoltori ma anche per gli automobilisti, perché diventa pericolosa la situazione. Sicuramente negli ultimi anni i dati della regione che abbiamo visto ultimamente, che hanno fatto anche due o tre riunioni a Parma sia con l'assessore La Caselli e con la dottoressa Zanni, sono diverse centinaia i danni tra Parma e Bologna, quindi con danni notevoli anche alle macchine, alle persone, quindi anche questo bisogna porre un rimedio. Quindi noi auspichiamo che venga ampliato il periodo di caccia all'apertura da ottobre, a portarlo fino al 30 di gennaio, perché per evitare poi che venga nell'estate che vengano fatte queste. Chiediamo anche, come auspica la regione, che quando è aperta la caccia, che nelle aree contigue alle aree protette vengano fatte anche in contemporanea piani di allontanamento dalle aree protette, per dare in modo che vengano, che sia molto più efficace le battute di caccia al cinghiale, cosa che in questo momento non avviene. Quindi chiediamo a chi gestisce i parchi che venga fatta una gestione in contemporanea con gli ATC, proprio per aumentare gli abbattimenti di cinghiali nel periodo di apertura della caccia. Quindi, per evitare poi che succeda poi all'estate i disagi che con la caccia di selezione non è che si risolve, perché la caccia di selezione non risolve il problema, cioè si limita ma però non si risolve il problema. Ma chi è, una mia curiosità questa, chi è che dovrebbe risolvere questo problema? Diciamo che purtroppo la legge prevede questi tipi di interventi e non ne prevede altri, quindi la 152 non prevede altri tipi, prevede la caccia di selezione e prevede la caccia quando è aperta, la braccata e la girata. In questo momento non è possibile fare la braccata come si faceva qualche volta, perché ci sono state delle associazioni tipo la LAV, tipo le ambientaliste, ci sono stati dei ricorsi, il TAR gli ha dato ragione, e vedi la Toscana, vedi anche in Lombardia che sono state denunciate le guardie della provincia e anche dei cacciatori, che sono state chiamate dei cacciatori a fare quei tipi di caccia, e quindi l'unico sistema è solo la caccia di selezione, però ripeto che è molto limitativa. Quindi per cambiare praticamente bisognerebbe cambiare la legge? Bisogna cambiare la legge, che è una legge che anche le associazioni agricole hanno già presentato delle richieste per la modifica, e quindi che il mondo venatorio è d'accordo sicuramente, però come sai il mondo agricolo e il mondo politico sono due cose, quindi la politica ha i suoi tempi. E quindi per il momento è così. Un'ultima cosa, perché noi tempo fa avevamo fatto un servizio di un contadino che purtroppo, poveretto, gli hanno devastato tutto il raccolto del grano, e volevo chiederle, il risarcimento danni viene fatto oppure no? Ecco, il risarcimento danni purtroppo viene, sì, sono stato anche disegnato della TC8 per andare a verificare i danni, e devo dire che noi, la legge prevede che dovrebbe essere pagato in toto i danni, però l'ATC ha dei suoi fondi e cerchiamo sempre di combinare con l'agricoltore, anche se a volte
ha pienamente ragione, anzi più, tutte le volte ha ragione, però noi abbiamo dei fondi e cerchiamo di contenere quelle risarcimenti, magari facendo anche un piccolo un controllo di selezione, andando a cercare di intervenire la sera per cercare di allontanare i cinghiali, di abbattere un cinghiale, però insomma i danni realmente ce ne sono. Le ripeto, solo nell'ATC8 in questo momento sono oltre i 100 le domande per risarcimento danni, adesso non lo so nella 6. Sentiamo anche il signore. Ci sono tante domande di risarcimento? Solignano è un comune particolarmente colpito dai danni dei cinghiali. Infatti io penso che un buon 30% dei danni venga appunto da Solignano, perché è una zona anche abbastanza boccata dai cinghiali e c'è una zona di ripopolamento e cattura, che è una specie di come dice lui, perché da dove si riproduce, sì, più facilmente, sì, è una zona abbastanza avvocata, poi ricca d'acqua, sì. E dove i cinghiali si certo. Amano molto, senz'altro. E Cagna, lì in Valceno, domande di risarcimento? Ma le domande di risarcimento ci sono giù alla Gera, che c'è un'azienda agricola. E molti danni sono più altro che sulla Valtaro, verso Borgotaro, dove c'è la OSI. Sì. Molti danni da pagare. Okay. Qui in Valceno un po' meno. Un po' meno, anche perché ci sono meno agricoltori. Meno agricoltori, certo. Ecco. Va bene, Presidente, ha da aggiungere qualcosa? No, per il momento ringrazio la Radio Valceno Web che ci ha concesso questa intervista. Niente, spero che venga accolta questa richiesta, e ringrazio lei e l'operatore per questa bella intervista. Grazie a voi che ci avete chiamato. Grazie mille, grazie a lei. A voi. Ciao.